Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio sul matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per raccontarvi come nel 1914 ecco, c'erano dei tentativi da parte dei frati, in modo particolare del suo padre provinciale, di riportare questo giovane frate sacerdote in convento. Ma purtroppo dopo una serie di eventi anche di pochi giorni, che facevano stare male questo giovane frate in convento, lui era costretto a tornare a casa. Questa strana malattia, a casa lui riusciva a star bene, ma in convento non riusciva. Siamo nel 1914, quindi parliamo di un giovane frate sacerdote, che era sacerdote da circa 4 anni e aveva 27 anni. Questo giovane frate Pietrelcinese, e lui lo scrive, ecco, racconta proprio questa piccola permanenza in uno dei diversi conventi della provincia religiosa. Scrive Padre Pio: mio dovere era di scrivervi appena messo piede in patria, cioè a Pietrelcina, ma lo stato della mia salute ridotto all'estremo finora me l'ha vietato, ed anche al presente queste poche linee le scrivo con una mano tremante. In 5 giorni che sono stato a Morcone mi sono ridotto in uno stato assai compassionevole. Questa nuova ricaduta, mio caro padre, mi ha scombussolato tutta la mia persona, e quello che più me ne rimane danneggiato è il petto. Esso mi fa spasimare continuamente, mi tiene in una prolungata agonia. In certi momenti è tale la pena che adesso mi cagiona che sembrami come se la vita mi si arrestasse. Deh, non vi adirate, mio caro buon padre, con me. Io non ho avuto acqual santo a cui votarmi. Avrei desiderato risparmiarvi da questo nuovo dolore. Avrei voluto io solo portare il peso di questa croce, ma non mi è stato concesso. Sia fatta la volontà del Signore, che tutto quello che ordina è giusto. Faccio sosta perché non posso più continuare. Beneditemi fortemente mentre io umilmente vi bacio la mano. Vostro povero figlio Frappio.